Buongiorno a tutti, sono Paolo Tartarini, insegno fisica tecnica, gestione dell'energia e impianti termotecnici all'Università di Modena e Reggio Emilia. Ho il piacere e l'onore di fare parte di questa commissione sui progetti di sostenibilità relativi a edifici di nuova costruzione, di ristrutturazione e per l'urbanistica, che si tiene ogni 2 anni, già da alcuni anni, qui presso l'Agenzia dell'Energia e Sviluppo Sostenibile. Questo premio, che come dicevo ogni 2 anni permette a noi della Commissione di esaminare progetti molto interessanti dal punto di vista sia dell'integrazione architettonica sia dell'efficienza energetica dei sistemi edificio-impianto, ha avuto un'evoluzione notevole perché si è sempre più presa consapevolezza da parte dei progettisti della necessità di utilizzare contemporaneamente delle tecniche innovative, l'utilizzo di fonti rinnovabili, ma contemporaneamente di rispettare come criterio prioritario il punto fondamentale del rapporto costi-benefici. La sostenibilità è non solo ottenere delle case a basso impatto energetico, basso impatto ambientale, ma è anche quello di fornire al cittadino e alla comunità degli investimenti che abbiano un tempo di ritorno molto breve, che siano quindi sostenibili non solo dalla collettività, qui è fondamentale ovviamente l'apporto di incentivi e quant'altro, ma anche dal singolo cittadino in termini di spese e vantaggi conseguibili. Dal punto di vista dei progetti esaminati, questo nel corso degli anni ha avuto, come dicevo, una evoluzione sempre più in positivo, per cui oggi siamo riusciti a premiare degli edifici di tipologie estremamente varie. Quindi dal micronido per l'edilizia non residenziale, asili, scuole, alle costruzioni di un certo peso e dimensioni, social housing in quel di Bolzano per quasi un centinaio di unità abitative contemporaneamente, il progettista deve essere consapevole a 360 gradi. È necessario che segua con attenzione sia quello che succede con le scelte relative all'involucro, isolamento, materiali, ecocompatibilità dei materiali, prestazione dei materiali, sia quello che succede in ambito impiantistico, quindi non farsi sfuggire dei difetti di progettazione in termini di numeri sui rendimenti di impianti e tutto quello che è collegato agli impianti, perché non posso andare a raccontare al cittadino, all'utente finale, qualcosa che poi non si ritrova per dirla in soldoni, se mi permettete l'espressione, proprio nella bolletta. Quindi questa consapevolezza totale del progettista, che include anche l'integrazione architettonica, sta diventando un elemento importante in questi progetti ed è importante che lo diventi per tutti i progettisti nel nostro Paese.